Mentre al terzo posto abbiamo visto si era qualificata la Toscana con David Braga, Leonardo Branchi e Mirko Lauria. Siamo arrivati alla finale del terzo e quarto posto della velocità olimpica Open. Sono in pista le squadre del Friuli Venezia Giulia, composta da Gianmarco Agostini, Mauro Trentini e Alessandro Romio, e quella del Piemonte, composta da Luca Baratteo, Ferruccio Alessandria e Fulvio Frigo. Vediamo come si sta sviluppando la corsa tra le due formazioni. Vediamo che il Friuli Venezia Giulia è in vantaggio rispetto alla formazione del Piemonte. Il primo elemento ha ceduto, ha fatto il suo giro, ha tirato per il suo giro e all'ingresso della curva è salito verso l'alto per cedere il posto ai suoi compagni. Sarà adesso il primo elemento a salire verso l'apice della curva per lasciare lo sprint al suo compagno di squadra. Abbiamo visto un cambio, si vola verso il traguardo. Abbiamo gli ultimi metri impegnatissimi, avete visto come le biciclette sono particolari, hanno un telaio veramente aerodinamico, ruota lenticolare avanti e dietro, forcelle predisposte per rendere più aerodinamica la posizione del corridore. E il Friuli Venezia Giulia si assicura il terzo posto di questo campionato italiano con 1:26.658 contro gli 1:30.171 del Piemonte. Finalissima, primo e secondo posto tra Abruzzo e Lombardia. Ecco l'Abruzzo che parte. Abruzzo nettamente favorito con Gianluca Capitano, campione italiano un paio di giorni fa nel chilometro, Gabriele Gentile e Venanzio De Panfilis. Lombardia che presenta in pista Massimiliano Melone, Cristian Bianchini e Alessandro Rota. Già in vantaggio la formazione abruzzese, composta da tre elementi delle Fiamme Azzurre. Stanno spingendo adesso in curva il primo elemento. Avete visto già come anche otticamente, visivamente si è percepito il vantaggio della squadra abruzzese nei confronti della Lombardia. Primo elemento che cede il cambio, fra poco sarà il secondo corridore della Lombardia a scansarsi e a lanciare il suo compagno. Quindi diciamo una prova sul chilometro, abbiamo già detto. Eccolo che adesso all'ingresso curva cede, sta volando verso il traguardo. L'ultima atleta delle Fiamme Azzurre, che rappresenta l'Abruzzo in questi campionati italiani, nettamente in vantaggio gli atleti abruzzesi nei confronti dei lombardi. Vedremo che tempo faranno staccare gli abruzzesi. Arrivati 1:24.536 per l'Abruzzo primo, mentre vedete Gianluca Capitano con ancora le scoriazioni per la brutta caduta nel chilometro di qualche giorno fa. Abruzzo quindi campione d'Italia con 1:24.536, Lombardia seconda 1:29.703, Friuli Venezia Giulia terza.